Ciao a tutti, oggi parleremo del Corylus Colurna, del Corylus praticamente di Costantinopoli, il nocciolo turco, il nocciolo di Bisanzio. Cosa c'è di meglio che raccontarvi questo nocciolo, di dire due parole su questa pianta per certi versi incredibile, che farlo sotto la sua chioma? Non so se da qui non potete osservarla naturalmente, ma di forma abbastanza piramidale, e vicino di fianco al suo fusto. Cosa avrete dedotto già? Non ce ne sono due nel video, si vede anche un secondo, no? Che si tratta di una dimensione totalmente arborea, cioè è l'unico nocciolo che assume un aspetto veramente di albero di alto fusto, cioè di pianta forestale nel senso stretto del termine. Ripassiamo un secondo, solo per dirvi, no? Che il riconoscimento è semplicissimo perché le brattee foliari, a differenza degli altri noccioli, hanno questa forma stranissima che sembrano quasi un riccio di castagna, no? Cioè le brattee sono sfrangiate, profondamente lobate, pelose, sono, se cominciate ad aprire questa specie di involucro, notate anche che oltre ad essere erbacea è anche carnosa e succosa e la nocciola è incastrata, difficilissima da togliere. La nocciola, ne ho messe qui alcune appese nel muretto, alcune così, no? Queste sono le più grandi in assoluto, la forma è variabile, trovate più piccole e più grandi nello stesso agglomerato, diciamo. Ha una forma globosa, leggermente schiacciata. E la cicatrice che lo tiene dentro nel mallo praticamente coinvolge quasi metà nocciola. Quindi l'aspetto è unico, riconoscimento facilissimo. Diciamo due parole sulla. Avrete già capito sulla zona di origine, no? Asia occidentale con un areale abbastanza vasto e quindi sud-occidentale, ma anche balcanica, coinvolge il Caucaso, si spinge verso est fino all'Afghanistan e quindi ha un grande areale dove vive all'interno naturalmente di boschi e di foreste. Se lo piantate, se avete intenzione di piantare un albero del genere, capirete subito che la potatura è una cosa molto complessa, molto laboriosa, addirittura pericolosa, difficile mantenere un albero di questo tipo di piccole dimensioni, quindi bisogna farlo crescere diffusamente, intervenire con le forbici solo per diradare qualche ramo che si secca, ma lasciarlo no, svilupparsi secondo la sua fisiologia vegetale. La raccolta sarebbe impossibile quasi perché servirebbe una autogrow, diciamo. Invece basta lasciar cadere a terra tutti questi, qui ne ho preso uno grande, tutti questi involucri, farli seccare al sole, poi batterli, tirar fuori le nocciole e liberarsi del resto e la raccolta delle nocciole sarebbe praticamente finita, senza nessun problema tecnico particolare. L'utilizzo dell'albero, ho già detto che è un albero pianta forestale, quindi si usa il legno come legno da costruzione, come il combustibile, come legno da costruzione, no? Non è particolarmente pregiato, ma è un legno validissimo. Io volevo solamente ricordare che l'apparato radicale è molto esteso, molto robusto, quindi viene usato a livello forestale per il consolidamento dei terreni, quindi proprio nell'attività di sistemazione idraulico-forestali, come noi facciamo per esempio per la robinia. Ma naturalmente l'uso della pianta come frutto l'avete già compreso, io volevo però parlarvi. Sprecare una parola per dire un altro utilizzo, tutt'altro che banale, e che è l'utilizzo come porta innesto. Vi sarete accorti che questo albero non ha polloni, non ha nessuna forma di potatura laterale. Questi sono stati dei tagli, insomma, sono stati eseguiti dei tagli, ma solo per ridurre la chioma e per dare una forma così su una pianta che aveva un ruolo ornamentale. Però non è un albero pollonifero, quindi questo fa venire a qualcuno ha fatto venire in mente subito un'idea che è quella dell'utilizzo come porta innesto per gli altri noccioli, perché
cioè di fare diciamo un innesto intragenerico e vedere, controllare se per caso ci fosse una affinità con gli altri noccioli, cioè col Corylus nostro, insomma, no? Il Corylus Avellana e col il Corylus Maxima, per vedere se era possibile, innestandolo su questo, avere delle piante non pollonifere. Immaginate cosa vuol dire in un frutteto, in un noccioleto, tirare via tutti i polloni che si formano dalle piante cespugliose. Ha un costo enorme, no? Quindi bisogna intervenire d'inverno durante la potatura, durante lo sviluppo vegetativo con la scacchiatura, cioè staccando i germogli quando sono verdi ancora allo stato erbaceo, e quindi con questo tipo di porta innesto a livello industriale ormai stanno procedendo, si eviterebbe di avere dei cespugli polloniferi. Quindi questo è l'utilizzo, io direi, più interessante di tutti. Dopo ovviamente si può usare questo nocciolo come pianta ornamentale, come pianta da frutto. Io non ho trovato scritto da nessuna parte, avrei voluto trovarlo, no? Concludo in questo modo, cioè se voi cominciate a rompere le nocciole, assaggiarle, quando sono nella fase, quando sono acerbe, così nella fase ancora lattea, sono buone, sono dolciastre, ma da secche, anche se vengono usate dall'industria, vengono usate come frutta secca, come frutta così da dessert, no? Diffusamente nella zona dove è originario, non può essere, come dal punto di vista qualitativo, dico organolettico, non dal punto di vista del contenuto, no? I grassi, le proteine, gli oli, eccetera, sono presenti in tutti i frutti del genere Corylus più o meno allo stesso modo, no? Però questi, dal punto di vista organolettico, non possono essere paragonabili alle varietà pregiate del nostro nocciolo, tipo, non so, la tonda gentile romana, per esempio, no? Cioè non possiamo fare nessun tipo di confronto, perché è quasi in sapore rispetto alle nostre varietà pregiate da frutto. Altro piccolo difetto è la robustezza del guscio, che è talmente forte, qui non è, questa non è una nocciola che si può rompere con i premolari, così come fanno chi ha i denti buoni, no? E si deve intervenire neanche con lo schiaccianoci, ma con un mazzuolo praticamente. Quindi sono frutti abbastanza scomodi, sono interessanti, belli, la pianta è uno splendore così, no? Dal punto di vista estetico, così ornamentale, ma ha dei limiti dal punto di vista della qualità gustativa del frutto, sia secco che tostato, mentre da fresco vi darà qualche soddisfazione. Se avete uno spazio sufficiente nei vostri giardini, compratevi un Corylus Colurna o fatevelo seminando semplicemente le nocciole. Qui non si possono staccare le barbatelle radicate. Seminate le nocciole, allevate alcuni noccioli, alcuni Corylus Colurna, e magari per passatempo provate a innestarne qualcuno per ottenere un nocciolo nostrano, diciamo, assolutamente non polonifero e tranquillamente produttivo, senza darvi grossi problemi di potatura e di mantenimento. Saluti, alla prossima!